ti prego, dopo lo devo portare a casa. Oddio, sei troppo bello, ciao. Che amore. Senza internet non possiamo andare a vedere quali sono le procedure da seguire per portare a casa questo cagnolino. Si sente solo. Ha bisogno di una famiglia. Nous vous conseillons de garder votre ceinture attachée durant le vol afin d'éviter d'éventuelles chutes d'objets. Ok ragazzi, siamo tornati all'aeroporto questo qua di Papeete, a Tahiti. Staremo qui per qualche ora, abbiamo un'escursione in programma per visitare meglio l'isola, la città, e dopo proseguiremo nel pomeriggio verso la prossima isola, che è quella di Tikeau. Come prima tappa la nostra guida ci ha portato nella punta nord dell'isola per vedere questa spiaggia di sassolini neri dove ci sono un sacco di surfisti ed è molto molto figo, non ci sono tantissime onde però mi pare che sia il punto migliore per il surf in tutta l'isola di Tahiti. Ma la cosa che più mi preoccupa in questo momento è il caricamento del video della California, perché abbiamo il wifi in macchina che dipende dalla linea 4G. Ci sono dei punti in cui l'upload schizza anche a 30. Dobbiamo riuscire a sfruttare uno di quei punti per caricare il video della California in camper, perché lo devo assolutamente mettere il prima possibile. Che belle preoccupazioni da avere in un posto così. Adesso siamo venuti a vedere il Venus Point, che è praticamente il punto dove l'uomo bianco è arrivato per la prima volta qui sull'isola di Tahiti. C'è un faro e c'è anche questa bellissima spiaggia di sabbia nera pubblica, è meravigliosa. Cioè, proprio sabbia nera che sbriluccica. Le mie ansie lavorative non mi lasciano mai in pace, però ragazzi, di fronte a un panorama del genere mi viene anche da dire ma chi se ne frega, ma guardate che posto, ma rendetevi conto, ma dove sono? Cioè, troppo bello. Devo capire come fare per rendere la bellezza di questo posto su pellicola istantanea facendo una foto con la Leica, però non vorrei far qualcosa di banale, perché questo scorcio qua è una roba assurda. Queste qua mi sa che sono tutte le isole con la data della scoperta. Le Hawaii 1820, traduzione della Bibbia in tahitiano a Tahiti 1815, Bora Bora 1807, Raiatena Huaine 1807, Tonga. E poi c'è questo monumento che riporta i nomi dei missionari che sono arrivati qui al Venus Point con la DAF, la DUF, che immagino sia il nome della nave. C'è un po' di gente che si chiama, ah no, Cock. E probabilmente questo qua è un pezzo proprio della nave Du. Figo, mi piace molto il fatto che ci abbiano portato a vedere qualcosa di rilevanza storica qua sull'isola di Tahiti. km in quella direzione c'è Tokyo. Honolulu,
è da quella parte. 6.000 km in questa direzione invece c'è Sydney. Sì, quella là è Morea. Questa qui al centro invece è la città di Papete. Quindi praticamente questo qua è il viewpoint più bello, più importante. Veramente molto molto figo. Anche perché di là c'è un hotel abbandonato. Un hotel piuttosto grande, molto bello al tempo. È stato il primo hotel aperto qui sull'isola di Tahiti, che attualmente però è in stato di abbandono perché si trova in una posizione che poi si è rivelata essere piuttosto pericolosa. E io gli ho detto alla nostra guida: ma non è che per caso c'è un modo di entrare, si può andare dentro a vedere? Lui fa: è chiuso, è illegale. Io faccio: sì, ok, però noi tipo in Italia andiamo a vedere posti abbandonati. Lo so, però c'è il filo spinato. Effettivamente tutte le possibili vie di accesso, che sono poche, sono recintate col filo spinato. E soprattutto essendo su una scogliera, come si può dire, cioè non è in una posizione in cui tu puoi passare dal lato, perché a lato c'è il mare. E quindi peccato, peccato, perché un hotel abbandonato in Polinesia l'avrei esplorato volentieri. Comunque la nostra guida è davvero super preparata e ci sta spiegando un sacco di cose sulla conformazione dell'isola, l'erosione. Per esempio ci ha detto che l'isola di Tahiti è la più giovane di tutte. Infatti vedete che là ci sono delle montagne molto alte che superano anche 2000 metri. E questo è dovuto al fatto che è l'isola più giovane. È la più alta perché ha sopportato per meno tempo l'erosione, mentre le altre, essendo molto più antiche, sono diventate più basse. Poi ci ha spiegato nel dettaglio come funziona l'innalzamento del reef, l'abbassamento delle isole, dei vulcani, perché questo arcipelago sono tutte isole vulcaniche. Ci ha detto anche che qui sull'isola di Tahiti vivono più o meno 190.000 persone e in totale in tutta la Polinesia francese sono circa 300.000, e ci sono soltanto due licei che stanno qua, quindi tante persone sono costrette a venire qui se vogliono avere un'istruzione. Le persone che stanno nelle isole più piccole non possono avere una preparazione scolastica completa. E poi ci ha detto che una volta la popolazione della Polinesia arrivava anche a superare il milione di persone, che però sono venute a scomparire a seguito dell'arrivo degli occidentali, che con le navi piene di ratti hanno portato la febbre spagnola e altri problemi che hanno proprio decimato la popolazione. Grandi raga, complimenti.